Un momento di approfondimento di studio sulle tematiche della legge 3/2012, la cosiddetta legge salva suicidi, al fine di proporre al soggetto sovraindebitato un percorso che gli consenta di uscire dalla morsa dei debiti. È stata questa la missione sottostante al primo convegno organizzato dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Locri. Teatro dell'incontro è stato ieri pomeriggio il centro pastorale diocesano della città di Zaleuco. Formazione e informazione, insomma, si sono incontrati per rappresentare un'alternativa valida a tutti coloro che si trovano nella morsa dei debiti. Tanti i temi affrontati, in primis la ludopatia e poi il dilagante quanto preoccupante fenomeno dell'usura. Uscire dal baratro del sovraindebitamento si può. Allora, l'incontro ha come obiettivo quello di far conoscere la legge numero 3 del 2012, la cosiddetta legge antisuicidi, al fine di consentire al soggetto sovraindebitato di uscire dalla morsa dei debiti attraverso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quindi fornire un'alternativa valida che gli consenta di esdebitare le proprie passività. Considerato che ad oggi i problemi legati alle crisi sia delle famiglie che dei piccoli consumatori che delle piccole e medie aziende investono la maggior parte dei cittadini. Il Consiglio nazionale sta lavorando su tale tema sia in Commissione Rordorf, che è la commissione che sta stilando i decreti attuativi della riforma, sia in altri ambiti. Ho visto con piacere che in questo tavolo si parla anche di usura e ludopatia. L'usura è anche un altro tema che la mia delega sta affrontando, perché purtroppo investe anch'essa molteplici aspetti di carattere sociale e non solo. Spero che iniziative di questo genere si ripetano in tutto il territorio nazionale, perché mettono insieme aspetti tecnici, politici e sociali. Locri, l'Ordine dei Commercialisti, è stata molto attiva nel passato sulla mediazione e oggi sta facendo un grande lavoro anche sul sovraindebitamento. Il sovraindebitamento noi della Fondazione ADR Commercialisti stiamo portando avanti a livello nazionale e vedo che qui a Locri in effetti si stanno facendo le cose molto seriamente. Noi stiamo puntando molto sull'aspetto sociale del sovraindebitamento, perché riteniamo che ci sono oggi, anche in virtù della crisi economica che attanaglia l'Italia e quindi tante famiglie italiane, proprio con debiti eccessivi, questa legge può dare una possibilità e una soluzione a queste persone che si trovano in difficoltà. E quindi, rivolgendosi all'organismo dei commercialisti, si può trovare una soluzione a queste difficoltà economiche, perché voglio ricordare che la legge prevede una possibilità di pagare con quello che c'è la possibilità di dare ai propri creditori, e quindi il tribunale può eliminare quei debiti che non si è in grado di pagare per dare una seconda chance a queste persone che sono in difficoltà, e quindi c'è la possibilità di rimettere nel circuito economico anche queste persone che diversamente verrebbero escluse dall'economia e quindi dalla possibilità di dare un reddito all'intera nazione.